È da circa 40 giorni ovattato all'interno della casa del grande fratello VIP, ignaro della gran parte di cose che accadono fuori, rimane ignaro anche del fatto di essersi beccato una querela. Chi sarà mai stato? Uno dei suoi personaggi preferiti da Zorzi tra gli ex Geffini. Ebbene, è andata in questura e l'ha querelato di soppiatto. L'Ainardu circa un mese fa, tramite ETV, aveva espresso parole molto chiare con un "ci vedremo in un'altra sede" nei confronti di Zorzi. Mi ha dato della scema. Tra l'altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia. Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l'influencer e il grande fratello VIP proprio come la scema. Con lui ci vedremo in un'altra sede. Continua dopo le foto, e quindi è andata proprio così, ha querelato davvero. È stato difficile trovare il suo indirizzo, ma ho querelato. Perché l'ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato. Come risponderà alla querela di? Gli verrà comunicata al grande fratello VIP, ci penseranno i suoi avvocati. Oltre alla querela coi fiocchi, l'Ainardu, che non ha preso per niente bene le parole degli inquilini di Cinecittà e con una serie di storie su Instagram ha dichiarato: "Mi hanno detto che nella casa del GF stanno ancora parlando di me". Queste persone non mi conoscono, non sanno niente di me, della mia vita e si permettono di appellarmi in modi assurdi. Continua dopo le foto: "Io vorrei dire a queste persone, che credono di essere molto acculturate e di spessore, di distinguersi nella casa per le loro qualità invece che parlare di me. Io non mi devo giustificare di nulla, adesso mi sto scocciando perché il GF mi ha fortemente voluta, ha insistito affinché io andassi. Io all'inizio dissi di no, non volevo andare. Poi per tanti altri motivi ho accettato, ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di pago e che gli volevo rompere il CA asterisco asterisco e fare il GF in tutti i modi, perché non è proprio così. Ovviamente mi ha fatto piacere fare il GF, ma è stata un'esperienza che per molti aspetti io non ho vissuto nemmeno come concorrente. Vorrei che le persone che mi chiamavano perché io entrassi lo dicessero, che tirassero fuori le palle.